Bene, bene, siamo ancora qui su Uncharted. E niente, adesso ci sarà una scenetta, quindi taccio. Miseria. Il tempio è stato costruito attorno a questa. Attorno a cosa? Una statua. Una statua d'oro. Un'enorme statua d'oro. E guarda qui, queste persone la stanno proprio adorando. Almeno penso che siano persone. Ma certo. Eldorado, l'uomo d'oro. Sully non era una città d'oro, ma questo era un idolo d'oro. Ehi, riesci a immaginare quanto varrà adesso? Guarda qui, binari. Scommetto che gli spagnoli lo trascinavano fuori su dei ceppi. Siamo arrivati in ritardo di 400 anni. Quindi la pista è fredda. Già, così sembra. Figlio di puttana. A meno che... A meno che cosa? Seguiamo i binari. Ecco di cosa si parlava, eh? Eldorado. A quanto pare era una città perduta, ma in questo caso è un idolo d'oro. Ah, figata! Direi proprio figata. Allora. Si parla anche degli spagnoli. Gli spagnoli addirittura è vero che Si cercavano. fermano qui. Già, pare che il muro posteriore del tempio sia stato fatto saltare. Già, gli spagnoli devono aver creato un passaggio per tirar fuori il tesoro. Bene, e ora? Dicevo che appunto gli spagnoli uccidevano tutti coloro che tentassero di fare delle cose contro Dio, no? Che non rispettassero proprio Dio, ecco. E i pirati molte volte facevano delle cose che andavano contro Dio e venivano ricercati e cacciati per questo. Comunque veramente una qualità video Aspetta, Sally, lo senti? spettacolare. Oddio. Oddio, alzate il volume. Ecco una cosa Alzate che non si vede il... tutti i giorni. Cavolo. Wow. Beh, un remastered, voglio dire. Figata. Wow. Wow. Porca miseria, alzate il volume, raga. Ragazzi, alzate il volume, veramente spettacolare. Sentite il rumore dell'acqua, è bellissimo. Nammise. L'è bello. Wow. Non riesco proprio neanche a parlare. Cacchio. Rimarrei qui. Almeno per altri 20 minuti rimarrei qui, dai. Almeno. L'è bello. Ok, dopo questo momento alla Matteo Montesi, qui ci dovrebbe essere, ok, infatti è una scenetta. Venga un Una cazza. colpo. Avrà risalito il fiume durante la piena e si sarà incagliato. Andiamo a controllare. No, aspetta, c'è qualcosa che non mi quadra. In che senso? Sembri uno che non ha mai visto un sottomarino tedesco nel cuore della giungla. No, sul serio, Nate. Senti, perché tu non resti qui? Vado io a controllare. Ti chiamerò se mi imbatterò nei nazisti, ok? Va bene, vai tu. Oh. Aspetta, aspetta. Puoi tenermi questo? Ok. Sembra che dovrò arrangiarmi come posso. C'è un sottomarino in mezzo alla giungla, che cavolo è? Le cascate, boh. E poi come hanno fatto a capire che era tedesco? Cioè, guardate, qui questa me la salvo, faccio lo screenshot, eh. Faccio proprio lo screenshot, ragazzi, sì. Figata, oh. Wow. Solo questo mi viene da dire, wow. Cioè, è un remastered, voglio dire, eh. È un remastered. Ok. Allora, i pirati addirittura arrivarono in Estremo Oriente e addirittura anche in Giappone arrivarono, sì.
Sembra assurdo, ma c'erano alcuni pochissimi, proprio pochissimi samurai che divennero dei pirati. Proprio così. È incredibile, ma fino al Giappone arrivarono. Ok, allora adesso da qui dove dobbiamo andare? Ok. Niente, da qui non è che si vede meglio, vabbè. Però come nuota fa abbastanza schifo, devo essere sincero. Come nuota fa abbastanza schifo. L'acqua è bellissima per carità, ma come nuota fa parecchio schifo. Allora, come funzionava una ciurma? Allora, in primo luogo c'era il capitano, come appunto Barba Nera. Ok? Dopo il capitano c'era l'ufficiale di rotta, Si direbbe che tu debba che era arrampicarti noto a per queste bordo come scogliere per l'artista. raggiungere Ok? Lookout. E l'ufficiale di rotta appunto aveva la capacità di individuare e tracciare la rotta della nave, come Nami in One Piece, ecco. Poi subito dopo abbiamo il timoniere, che era l'eletto dall'equipaggio, veniva nominato proprio dall'equipaggio, dalla ciurma, ed era tecnicamente l'ufficiale in seconda, appunto, che controllava l'andamento quotidiano della nave. Dato che rientrava nei suoi compiti, appianare le dispute e garantire, insomma, che gli ordini del capitano, oddio, qui si è buggato, vabbè, che gli ordini del capitano venissero rispettati. Non so giocare, e questo era andato di fatto. Allora, niente, niente. Mi sta piacendo un sacco, ma io sono più tipo da porca Eva, più tipo da GDR, dai. Ok. Cosa devo fare? Non ho capito. No. Ah, no. Oddio, raga, scusatemi. Porco 2, raga, porco 2. No, vabbè, ce la smetto. Ci ho già fatto un video sopra. Ok. Va bene, dai, io continuo a parlare, dai, ci provo mentre parlo. Allora, dopo il timoniere c'era il falegname medico. Il falegname medico. E ecco come si faceva. Il falegname medico era la presenza di un medico, appunto, una rara fortuna a bordo, Chopper, no? Chopper era il medico. Ok, poi c'era il bottaio era quello che doveva pensare al cibo e alle bevande. Ok, poi c'era il Nostromo, che pensava alla manutenzione e all'inventario delle scorte delle navi, insomma, stava attento a tutte queste cose qui, ecco, che erano molto importanti. Poi vi era il capocannoniere, che si occupava della manutenzione dei cannoni della nave e di conservare la polvere da sparo in posti sicuri, ecco. Poi troviamo il cuoco. Il cuoco spesso era ricoperto da un membro dell'equipaggio che aveva subito una grave ferita in battaglia e quindi non era in grado di combattere, appunto. E poi c'è. Oddio, beh, ti pareva. Poi c'erano i suonatori, che appunto suonavano, Sanji e il cuoco, vabbè. E Brook cantava. Un canto, ok? E quindi, per farvi capire, scherzando chiaramente. Ed è molto, ma molto interessante questa cosa qui. Allora, un'altra chicca che vi do. Voi sapevate che i pirati mangiavano con gli occhi chiusi molte volte. Mangiavano al buio, per non vedere ciò che stavano mangiando, perché alcune volte gli capitava di mangiare cibo, pane con i vermi e robe così. Immaginate un po', perché magari avevano delle larve, erano in decomposizione quel cibo o quella carne, quindi erano costretti a mangiare quello schifo, ecco. E lo mangiavano al buio, per non vedere cosa stavano mangiando. Vedete un po' che schifo, eh? Va bene. Ehi, tieni gli occhi aperti, la strada è lunga. Ancora? Ma io vorrei vedere tutto sto tragitto, ma per andare dove? Io non ho capito, cioè. Tutto sto tragitto che sto facendo, ma per. Oddio. No, oh, che culo. Ma per andare dove?
Boh. Cioè, dove stiamo andando? Madonna. Là. Nate, no, qui okay, dovresti okay. essere in grado di saltare direttamente su Lubot. C'è tutta sta fatica per andare qua sopra. Cioè, ma perché non ci potevo andare da lì? Cioè, ci sono i sassi, salimo un po'. Cioè, c'è pure l'appoggio lì. No? Cioè, è assurdo, guardate. Lì c'è l'appoggio e salivo. C'è tutta sta fatica per arrivare qua. Vabbè, ma è assurdo. Cioè, non è una cosa normale. Ma che cazzo, ma dai, sì, vabbè, oh. L'ultima volta che hai fatto l'antitetanica. Divertente. In effetti. C'è un tesoro? Bello. Ok, ok. Allora, dove dobbiamo andare? Dobbiamo salire lì sopra? Mi sa di sì, vero? Ok, ok. Ok. Ok, sono dentro. Cosa vedi? Deve essere successo qualcosa di brutto a questi tizi. C'è sangue dappertutto. È un bel macello. Cosa? Mi sa che non ci sente. Ah. È faticoso per me. Ok, ok. Ci stiamo addentrando nei meandri di questo di questo sottomarino tedesco, a quanto pare, che non sappiamo come fanno a saperlo. Okay. Che è zombie, uno zombie. Dopo tutto questo tempo è ancora lì. E questo dove l'hai preso, amico in decomposizione? Che fa? Ne prende uno solo? Ma prenderli tutti? Ah. Direi che siamo sulla buona pista. Come mai? Diciamo che ho appena incrociato un tizio con le tasche piene d'oro spagnolo. Le monete sono coniate con un marchio che non ho mai visto prima. Mi stai prendendo in giro? Sembra che i nostri amici tedeschi avessero un piccolo segreto. Oddio, di nuovo quella roba. Fastidioso premere. Ok. Allora. Pieno d'acqua, mi sa, eh? Sì. Sì, sì, pieno d'acqua. Ok. Ho fermato la registrazione per poter salvare dalla PS4, perché altrimenti, come ho già spiegato dalla prima puntata. Ok. Comodo. Comodissimo, guarda. Ok, ok. Un'altra cazzo. Cosa abbiamo qui? Ah. Ma com'è possibile che sono che nella ancora non sia rossa? Ma senti qua, lui è ancora qui. Cosa intendi dire? Sembra sia stato ammazzato. Fatto a pezzi, a dire il vero. Brutto modo di andarsene. Sì, è terribile. Controlla la sua sacca. Che uomo di cuore sei, Sally. Non è possibile. Deve essere uno scherzo. Trovato qualcosa, ragazzo?
UK2642. UK2642. Eccoti qua. Tutto bene? Sully, non ci crederai. Vediamo. Ho trovato la pagina che manca. Non può essere. Sembra che Drake e gli amici tedeschi cercassero lo stesso tesoro. E io ho la mappa che ci porterà dritti dritti adesso. Nate, spero che non sia un altro girare a vuoto. Dobbiamo tirar fuori qualcosa da questo viaggio. O cosa? Sully? Sei lì? Sullivan! Ok, almeno adesso sappiamo dove andare, però mi sa che lì fuori ci sarà qualcuno, perché mi sa che avranno preso il nostro caro Sullivan, dato che a quanto pare non rispondeva più, mi sa che l'hanno catturato o si è rotto l'osso del collo, non lo so. Vedremo, vedremo, ok, vedremo. Spingere! No, no! Cazzo. Questo potrebbe essere un bel problema. Lo credo anch'io. Ci siamo. E ora boom! Boom! Niente boom! Ah, giusto, kaboom! Niente. Hello. Ehi, ehi. Immaginavo. Sono amici tuoi, Sully? Sono Gabriel Roman. Già, lo so chi sei, stronzo. Sta calmo, ragazzo. Questi sono solo affari. Cammina. Piano. Mani in alto. Ok, sono in alto. Il tuo amico mi deve dei soldi, Drake. Un sacco di soldi. Così, quando ha detto di essere su qualcosa di grosso, la scoperta di una vita, ha detto. Beh, la cosa mi ha incuriosito. Ma aveva già fatto grandi promesse in passato, vero, Victor? E adesso ci siamo ancora. Un altro buco nell'acqua. Cavolo, è sempre così logorroico. Vacci piano, Navarro. Allora, temo proprio che il tempo sia scaduto. A meno che non abbiate trovato qualcosa lì dentro, signor Drake. Qualche cosa che possa compensare tutti questi fastidi. Ti sta fregando, Nate, ci hanno sentiti. Dagli la mappa. Piano. Che c'entra una mappa della Chris Marine con il Dorado? Credete forse che sia una coincidenza? I tedeschi cercavano il tesoro e la mappa è di sicuro collegata. Allora? Siamo pari? Per adesso. Ma nel caso servisse un promemoria. Ehi, dai, lascialo fuori. Esatto, di solito non tagliate un dito, roba del genere. È troppo volgare. No, credo che questo gli farà più male. Ehi, 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 aspetta, Roman. Lui non c'è. Ah, no. Sully! Sully! Figlia di puttana! Eccolo lì, infatti. È scoppiato ora. Dopo 3 ore, cazzo. Enna miseria. Va bene, ok. Noi mi sa che ci fermiamo qui, eh. Eh sì. Vediamo un prossimo video. Fate i buoni. Che faremo con Bone.